while I walk, I like to think of the person I was when I walked this path for the first time, and the person that I am now. For over a millennium, the mountains of Campania in southern Italy have echoed with the call of a historic pilgrimage. The destination is Montevergine, situated in the Partenio mountain range, which is a neighbour to the imposing Mount Vesuvius. They're known as A Juta, or those who go, and people from all over southern Italy have made this journey to pay homage to their ancestors and participate in a tradition that has endured for more than 1,000 years. As they follow in the footsteps of those who've come before them, their songs, dances, and drumming echo across the hills and valleys, creating a spectacle that is as awe-inspiring as it is ancient. This is Ospedaletto d'Alpinolo, and this small mountainside town hosts the events preceding the pilgrimage up to Montevergine. For centuries, these spirited festivities have invigorated the town and become an integral part of the local identity. 90 anni! Avete visto 90 anni, aiuta a tutti! 1900! È un cuore pieno d'amore, perché chi è devoto alla Madonna di Montevergine viene qua proprio per devozione, per amore. Io sono giovane, ma se gente che viene da 100 anni, la signora abita da qui da 90 anni, per la Madonna di Montevergine, si viene per devozione, per amore della Madonna. Nestled within a monastic complex at the top of the mountain lies a painting shrouded in legend. Its mystical aura, a cornerstone of one of southern Italy's most revered cults, the Madonna of Montevergine, or Mamma Schiavona, Mother of Outcasts. In the days leading up to the pilgrimage, the town becomes a hub of vibrant festivities, blending both scheduled performances and impromptu gatherings of drummers and dancers. I spoke with Fiorenza Calogero, a renowned singer and actor who is spearheading this year's artistic programme. Dove queste feste sono molto concentrate, perché la prima cosa di queste feste è l'aggregazione, unire le persone nel ballo a tammorrata, nei canti, nella enogastronomia, la musica, la devozione nelle chiese. Ho sentito subito l'esigenza di dargli un sottotitolo, e quindi l'ho intitolato, questa 24esima edizione l'ho intitolata Mater Regenerationis, perché per me questo è l'anno della rigenerazione. E visto che Mamma Schiavona viene considerata ed è sempre stata la mamma dell'accoglienza, quest'anno sarà anche la mamma della rigenerazione, perché dopo 2 anni siamo riusciti a riunirci come facevamo un tempo. As the sun sets and daylight fades, the narrow streets of the town fill with pilgrims who have journeyed from all parts of southern Italy. The resonance of ancient melodies and the pulsating beats of the tammorrra, Campania's very own drum, reverberate through the cool mountain air and tightly packed cobblestone alleyways. So as you can hear behind me, the tammorrata and the tammorrra is taking place. It's still early. This is the beginning of festivities here. And this will go on all night. In fact, people camping out in the park, on benches, singing, dancing, drumming all night long. It's just such a magical vibe. Che si aiuta il mondo verde, che si aiuta la rigenerazione.
By 10 p.m., the streets are completely rampacked with people singing and dancing and drumming. I just can't even imagine where they all came from. The town was so quiet just a few hours ago. It really shows how important these traditions are to people, particularly after a two-year hiatus. Right at the center point of the festivities is L'Arte della Tammorrra, which is the workshop of Antonio de Lucia, one of the master tammorrra makers in Campania. I actually had the opportunity to meet Antonio a couple of months earlier to see his workshop and to learn a little more about how these beautiful drums are made. Sono oltre 40 anni. Avevo 20 anni quando ho incominciato a costruire tamburelli, tammorrra. È una passione che poi diventa, diciamo, l'arte, perché la tammorrra è uno strumento antichissimo, risale addirittura ai millenni avanti Cristo. In a way, I suppose it's that passion and intensity that drew me to this tradition in the first place. It's so clear through the musicians and dancers, and watchers and participants, that everyone has this kind of fire, this electricity towards the tradition. Vedi, queste sono le pelli. Queste sono le pelli che lavoro io. Velica. Sì, io le pelli li prendo con il pelo sopra, poi li lavoro, poi vengono tesate. Questa è una pelle di capretto, perché le pelli che suono sono tutte pelle caprigne, la capra, il capretto. Queste sono le pelli molto dure. Che sì. Dipende, la tammorrra di solito si fa più con la capra, perché tiene un suono più basso, più di picchi forti per farla suonare. Io l'ho fatta anche una tammorrra grande di un metro. Un metro di diametro, te la faccio vedere là. Vedi? Questo è un metro di diametro. Wow. Wow. But it isn't just the tammorrra, the drum of Campania, that Antonio is making here. In each of the different regions of the south of Italy, there's different styles of tambourine playing. Here in Avellino, we have this drum. Very, very brash, lots of jingles. We have a synthetic skin here, so it can be played really, really loudly. And it's very thin. If you see in contrast to some of the other tammorrra style drums, are thicker with bigger jingles. This one has more jingles, makes more of a racket, so it can really, really cut through. Ogni regione in Italia c'ha la sua tammorrra. Noi in Campania abbiamo la tammorrra. Sì. Nel Salento, alla Puglia, c'hanno la pizzica. Pizzica. Per il tamburello della pizza. In Calabria c'è il tamburello per la tarantella calabrese. Cioè, che sono diversi. The more I learn about these different drums in all the different regions of southern Italy, the more I feel like there should be a documentary on each one of them. Though I suppose you have to start somewhere. Questa è la tamburiata. Wow, sì, bellissimo, bellissimo. Antonio has crafted drums for nearly all of the top southern Italian folk music performers, including Luca Rossi, who commissioned Antonio to build particularly special drum, tamburo luna. Thank you.
Born and raised in Caserta, Luca has dedicated his life to participating in the customary celebrations of Campania. Nowadays, he tours worldwide, showcasing and disseminating these traditions through his performances. Luca introduced me to a local legend, Chiconella, who is considered to be one of the last true traditional singers alive. Oggio Lourdes me carnaval. Che me non mi si niente, dici si morta, la sono tutti chi si ama, ma mangi che! Come ti chiami? Francesca Di Giovanni. Francesca Di Giovanni. E che fai? Che fai nella vita? La casalinga. E come hai imparato a suonare? Come, raccontaci un po', come facevo che suonavo? Era piccolo, tenevo 14 anni. Mia mamma cantava e cantava presso a mia mamma. E sorella e mia mamma mi piacevano cantare, suonare, e mi piaceva presso a mia mamma. E che cantavate? Cantavo i fagioli, quando battevo i fagioli, Marevò. Poi quando è 25 che si va a Madonna. Santa Patrona, giorno 25. Con tamburo a piedi e Mattia Santa Patrona. E cantava la canzone. E sta santo Lazzaro una volta me. E sta santo Lazzaro una volta. E ci ette culumi aidana aidana. E ci ette culumi innamorata. These ancient songs and stories were once part of the day-to-day life of farmers here, and evocative of old, manual agricultural practices. Oral traditions like these change over time as they are passed from generation to generation. Agriculture in the region has also changed immeasurably over the last 50 years here, and along with it, culture too. Some ethnomusicologists believe that the tradition died with the last generation of farmers in the region, though I met Biagino da Prisco, a farmer, celebrated singer, and most importantly, collector of the ancient songs that were once widespread here. Okay. Niente, sono veramente una semplice persona, vivo qui a San Marzano sul Sarno, lavoro la terra, la mia vita è dedicata tutta alla terra e al canto, perché il canto è, cioè, io se devo dire che ho un amore, il mio fidanzato, il mio amore è il canto è la terra. E poi diciamo che man mano crescendo, che sempre andando per le feste a cantare, gli anziani hanno riconosciuto in me quell'autenticità che stava in loro, che si stava perdendo. E un po' mi sono messo io ad andare in giro per trovare ancora tutto quello che c'era, che si cantava durante i lavori, pure perché qua nella zona dove abito io, nella Valle del Sarno, è una zona ancora dove tuttora, quando si lavora in campagna, si canta. Ovviamente non più come prima, come 20 anni fa, 30 anni fa, però ci sono ancora tantissime donne a cantare, perché qua cantano tantissimo le donne. Gli uomini pure cantano, gli uomini però sono in particolare per il canto a solo, il canto a distesa, quando per la potatura,
il cantare a fronne limone, mentre invece le donne, tutte quante raggruppate insieme nei campi a lavorare, sono per il canto polivocale, sono per la melodia tutte quante insieme. E quindi io poi, facendo ricerca con le persone anziane, soprattutto con le donne, poi con la famiglia, con le mie zie, un po' tutte quante, ho ritrovato tantissimi canti dove erano andati un po' perduti. E diciamo che con la mia voglia di cantarli, sono ritornate pure loro a cantare insieme a me. Along with Biagino, Marco Limatola is equally as passionate about keeping the songs of the land alive and preserving them for future generations. È proprio la tradizione del lago Nocetano, è un ragazzo rispetto a me, è un figlio mio, però fondamentalmente a questo come devo dire, a questo mandato, a questa carica, a un amore proprio per queste, per le cose della tradizione. Infatti lui è uno proprio, non dico del popolo, ma è uno proprio della terra, perché lui lavora la terra. Despite the popularity of the festivals in Campania, it's that symbiotic relationship between the music and the land that Biagino and Marco are so dedicated to. And as agricultural practices are scaled up, this culture is at risk of being lost forever. Delle persone normalissime, non si può né quantificare né ce l'abbiamo dentro, bisogna donare, queste cose si donano. Il tamburo non si insegna, io posso tramandare, nel senso posso far capire più o meno la tecnica mia personale, ma non si insegna, perché è soggettivo. Io con tutti i miei problemi lo suono, perché ho vinto proprio il problema dalla nascita. Io l'ho superato grazie all'amore, a un amore viscerale. Molti dicono: come fai a suonare il tamburo? Lo suono perché grazie a Dio ho superato questo. E per me è stato il riscatto per la mia vita. Cioè io ho riscattato i miei problemi, le mie paure, il fatto di essere un poco diverso. Non sono diverso, sono diverso pure per altre cose. Molte altre cose. Va bene così. Via, figlia! Ci siamo fatti apprezzamenti, auguri. E quindi mi sento realizzato. Finché vivrò, io farò sempre questo. E poi con loro noi vivremo, ma tanti in anni. In eterno. È vero, le matute. Eppure con questi filmati rimarremo in eterno. Nella storia. Passeremo alla storia. On the evening before the pilgrimage to Montevergine, Marco and Biagino perform in the church in Ospedaletto del Pinolo, a more solemn affair, but singing some of the traditional songs that pilgrims have sung for hundreds of years. Come
This is a great example of the fascinating relationship between the sacred and profane aspects of the festivities here. As night begins to fall, the streets of Ospedaletto begin to come to life once again. There's a procession of horses and carts through the town by local farmers, which culminates in a massive street party of songs, dances and drumming, which will go all night right through to the morning when the pilgrims set off for Montevergine. Doesn't really seem to stop all night long and into the morning when the pilgrims meet in the town, ready to make that journey up the mountain to see Mamma Schiavona. So, sun is starting to rise. We're about halfway up Montevergine. It's so beautiful. We've just seen a little chapel, a small statue of Madonna. People stopping, taking a little moment. Ma molto piccola per entrarci. Si dice che se non riesci ad entrarci sei un peccatore. Se invece ci entri vuol dire che sei una buona persona. Però è una cosa che hanno detto i vecchi antichi, sì. Quindi magari se lo volete vedere fate una preghiera o esprimete un desiderio, insomma. Grazie mille. E lì è il faito con Monte Sant'Angelo a tre pizzi, vedi tre pizzi, il molare, okay, sì. Il molare con i due canini, e là dietro è a Gerola, quindi quella è la costiera, là c'è Amalfi e dall'altra parte è Sorrento, di due. Feeling very peaceful,
I was I wanted to do the walk alone, so I wanted to take for some time for myself, and I feel that the sacrifice, you know, of the body, it and the breath that becomes harder gives a change of air inside the body, and it purifies you. Everything, the pain in the legs and the feet, you get up and you feel that you have emptied yourself of all the shit you put in your body, and you feel cleaner. Yeah, I've been here not many times, but like four. I like while I walk, to think of the person I was when I walked this path for the first time, and the person that I am now. I think we have the blessing of having this presence in our land here, that is a presence of soothing energy for all the oppressed. This is the Black Madonna, the protectress of queer people, of other people, of all the other, in a way. For me, she's the mother of the oppressed, and so she lifts a weight from us, which is the weight of the oppression, and she does it with beauty and music and love. So I think it's one of the most sacred places in the world. The last part of the walk is this Via Crucis. So, and there's all the steps of the Passion of Christ. See. And the first time I did this, I did it barefoot. So wow. I like to do it barefoot. This Madonna protects me, and that my community, my religious community, might not fully accept me, but I think the Madonna has a stronger voice than the rest of the community, I guess. This is also something that gave me my religion back. Wow. Made me feel welcome in my community again. It's not easy, because also this would be a very long chat. Vai andar a pé.
le capita dello bambini. Montevergine is not just a religious tradition, it's a celebration of history, of culture, and community that has withstood the test of time. The vibrant procession of A Juta is a feast for the senses, a testament to the enduring spirit of the Italian people. With each passing year, the question remains, what new stories and experiences will be added to the rich tapestry of this remarkable pilgrimage? Thank you for watching this sixth part of Rhythms of Italy, and make sure to check out the other parts of this series, which you can find on my YouTube channel, along with lots of other music documentaries and tutorials. You can also subscribe and give this video a thumbs up and share with someone who you think might enjoy it too.